Ciao, sono Luca D'Alessandro e sono un life coach. Il mio lavoro è quello di aiutare le persone a liberarsi dalle catene che li imprigionano, sia nella vita personale, nella vita relazionale, nella vita lavorativa. Sono qui per presentarvi questo libro, l'ultimo uscito, che si intitola Un giorno alla volta verso te stesso, che racchiude un po' il principio fondamentale che utilizzo, che è il principio dell'autoriconoscimento. Quel principio senza il quale qualsiasi azione porta frustrazione, rabbia, le relazioni diventano dipendenze. Senza riconoscersi, tutto diventa disagevole. Crediamo che questa sensazione di disagio sia una sensazione naturale, comune. In realtà è una sensazione di anomalia, è proprio una disfunzione. Lo stato dell'essere umano che si è riconosciuto, quindi che è saldo in se stesso, non è assolutamente questa. Quindi serve per un istante aprirsi alla possibilità che tutto quello che vediamo traballare all'esterno non stia traballando per cause proprie, ma sta traballando perché il perno, cioè tu, non sei saldo in te stesso, come una ruota. Se una ruota non è ben infilata, la ruota traballa, quindi noi stiamo percorrendo le nostre strade, le nostre vite con macchine, con ruote che traballano e crediamo, le vediamo in giro e crediamo che sia normale, ma in realtà diamo la colpa alla strada, per esempio, ma non si tratta di questo, si tratta solo di riconoscersi, quindi di rifissare il proprio centro e permettere alla ruota di scorrere. Questo non significa che non ci saranno curve, ma significa solo che non avremo più paura, diciamo, di incontrarle. Questa frustrazione, questa rabbia e tutte queste sensazioni che emergono sono sensazioni sicuramente che conosci. E io credo che il 95% di queste sensazioni così comuni non siano date, appunto, come dicevamo, dall'esterno, ma dal fatto che c'è una separazione da sé. Quindi chi sei tu viene in un certo senso scavallato da tutti i personaggi finti che stai interpretando. Quindi tornare a te significa togliere finalmente l'energia a questi personaggi che mentono, che manipolano, che credono alle bugie, alle manipolazioni, perché se non credessero a questo tutto il teatrino finirebbe. E riconoscersi penso che sia proprio l'unica o comunque il primo passo fondamentale. Un giorno alla volta verso te stesso è un piccolo viaggio, è un piccolo percorso e lo è un giorno alla volta, perché la stessa disfunzione che ti fa credere, ti fa preoccupare per il futuro è la stessa che ti fa credere che tutti i tuoi problemi debbano essere risolti in un'unica volta e non è così. Si tratta di un giorno alla volta. Il linguaggio è semplice, sono tanti tipi di linguaggi, ci sono degli spunti, ci sono delle poesie, ci sono delle battute, ci sono delle illustrazioni meravigliose fatte ad hoc per questo libro. È un libro piccolo, un libro tascabile, un libro che puoi fare giorno per giorno, un libro che puoi aprire a caso, un libro che puoi scegliere per argomento, sulla base dell'amor proprio, le decisioni, la frustrazione, i sensi di colpa. È un libro che puoi portare sempre con te e non puoi sbagliarne il verso, devi scriverci sopra i tuoi appunti, non prestarlo, usalo, vivilo. È una sorta di compagno di viaggio, l'ho scritto proprio con tutto il cuore, dentro ci sono una serie di coincidenze incredibili dentro questo libro, quindi ci tengo molto, non so se si nota. Quindi ti auguro che questo possa essere l'inizio di un viaggio, il continuo di un viaggio, non la fine, perché scoprirsi è proprio il viaggio, sostanzialmente. Tu sei il centro del tuo mondo. Se ti guardi intorno, scopri che ogni cosa ruota intorno a te, nel tuo mondo. Siamo 7 miliardi, ci sono 7 miliardi di mondi, ma nel tuo mondo il centro sei tu. Quindi qualsiasi cosa stia traballando, c'è la possibilità che semplicemente ti dica torna a te, riposa in te, torna saldo in te. Sei chi è il centro della tua vita adesso? Questa è una buona domanda.